Il Policlinico di Roma, nella persona del cardiologo Alfonso Sestito, dona alla città di Petilia Policastro un defibrillatore di primo intervento. La quantità di chilometri che separa la città di Petilia Policastro con la città di Crotone è così tanta in quei casi da moltiplicare il valore in salvavite del defibrillatore. Ne parliamo con il più diretto interessato, avvocato Mario Saporito. Avvocato Saporito, il Policlinico Gemelli, nella persona di Alfonso Sestito, regala un defibrillatore alla città di Petilia Policastro. Lei ne è l'artefice? No, io non voglio assumermi meriti che non mi appartengono. Io ho un ottimo rapporto personale con il professor Sestito, essendo stato anche suo paziente. Devo ringraziare sia il professor Sestito sia il reparto di cardiologia dell'ospedale Gemelli, se mi hanno risolto un gravissimo problema che mi hanno rinvenuto alle coronarie, per cui io non faccio altro che ringraziare il professor Sesto e tutto il Policlinico Gemelli per l'alta professionalità dimostrata. Avendo il professor Sesto in più occasioni dimostrato di evidenziato la sua disponibilità a donare qualche defibrillatore a qualche paese crotonese, gli manifestavo l'esigenza di questa nostra comunità di ottenere un defibrillatore che è un salvavita in caso di infarto al miocardio, se ben utilizzato e tempestivamente utilizzato. Stando il fatto che noi abbiamo diverse frazioni, Pagliarelle che dista da centro abitato 12 km, la frazione Cammellino, Paternese, Foresta e poi la lontananza dell'ospedale civile di Crotone, e insieme a qualche amico paziente del professore Sesto come il signor Francesco Mauro, abbiamo concordato con il professore Sesto questa piccola manifestazione, questa assemblea, in occasione della donazione da parte sua di questo defibrillatore, in cui ha illustrato come va utilizzato, in che termini, nei primissimi minuti in cui avviene un arresto cardiaco, e quindi è chiaro che ci vuole qualcuno che sappia ben utilizzare questo strumento meccanico, che spesso diventa veramente un salvavita. Se ben utilizzato e tempestivamente utilizzato, un defibrillatore diventa un salvavita per chi è colpito da infarto al miocardio. E ti dà la possibilità poi, come è successo a mio fratello Fabrizio, lui è vivo grazie all'uso del defibrillatore che gli operatori 118 gli hanno operato. Ecco, per cui chi ce l'ha? Il defibrillatore è stato donato all'amministrazione comunale di Petilia nella persona del sindaco, la quale pare che lo assegnerà alle squadre di calcio del Petilia, in modo che tutti i giovani che fanno sport possono avere a disposizione questo strumento che, alla luce anche di quanto è avvenuto con i giocatori Morosini recentemente, può essere un'occasione importante per scongiurare alcuni gravi pericoli. È chiaro che io ringrazio il professor Sesto per questo dono alla comunità di Petilia Policastro, e questa donazione rappresenta e alimenta la cultura della solidarietà umana e civile che ci deve contraddistinguere in un periodo particolare e delicato che è quello che stiamo vivendo oggi in Italia e soprattutto nella nostra regione Calabria, perché è finita un'epoca storica, se ne è aperta un'altra dagli esiti incerti, e secondo me questa nuova fase va gestita con la positività, cioè con la cultura della solidarietà, della meritocrazia, del senso umano, dell'altruismo, quindi abbandonando l'arricchimento facile, l'egoismo, cercando di pensare un po' agli altri e comunque di comportarci quotidianamente, onestamente e dando il buon esempio. Perché l'illegalità e il malaffare
e il malaffare che vige in Calabria, soprattutto nel settore della sanità, secondo me va sconfitto con inversione a U a livello culturale, perché non è possibile che in una regione canale come la nostra ci sia accumulato un deficit di 1.200.000.000 di euro di debito senza avere quei centri di eccellenza sanitari che in altre regioni d'Italia ci sono. Quindi c'è una sproporzione che non è giustificata tra il servizio e i soldi spesi. E allora questo malaffare che c'è nella sanità va debellato. Ci vuole un'inversione di tendenza. E poi c'è pure una ragione, è vero che la regione Calabria sta predisponendo un piano di rientro dal deficit accumulato nel corso degli anni, ma questo non deve penalizzare i centri di eccellenza di primaria necessità che ogni regione si deve dotare, cioè anche perché sennò diventa antieconomico. Non solo non salviamo le vite umane, non solo ci sono ripetutamente casi di male sanità in Calabria, ma per ogni paziente che emigra in altre sedi sanitarie da Roma fino al centro nord c'è una spesa maggiore. È chiaro che la regione Calabria si accolla delle spese che ne potrebbe fare a meno, perché potrebbe benissimo attrezzare in proprio le strutture sanitarie di quei servizi essenziali e primari di cui l'utenza demografica della nostra regione ha bisogno. Allora è necessario che le istituzioni e tutti i comuni della provincia di Crotone adottino ogni opportuna iniziativa affinché nell'ospedale di Crotone sia veramente istituito nel più breve tempo possibile il reparto di emodinamica, perché ormai è diventato un intervento di routine che salva diverse vite umane. Io che sono stato operato a Gemelli so quanti calabresi di volta in volta sono sotto cura e si sottopongono all'angioplastica presso l'ospedale Policlinico Gemelli. Certo, noi abbiamo Germanetto, dove c'è il professor Indolfi, che era un primario molto, molto qualificato, c'è il centro Sant'Anna, ma non basta, c'è ogni provincia, soprattutto la provincia di Crotone, dislocata com'è a livello di popolazione e frazionata nei vari comuni molto distanti dalla città capoluogo, hanno difficoltà a raggiungere tempestivamente, in caso di necessità, l'ospedale civile, ma una volta raggiunto non si deve poi emigrare ulteriormente a Catanzaro con elicotteri, con autoambulanze. Allora dobbiamo attrezzarci, perché a me mi sembra che qua se no stiamo diventando una provincia medio orientale, cioè una provincia africana, e io ritengo che noi non meritiamo questo. Bene, avvocato, come dire, lei ha toccato vari punti, diciamo, che facevano parte delle domande che avevo già preparato, ecco. Per cui me ne rimane una che credo che sia quella che riguarda, no? Purtroppo il malaffare dei colori politici, che a partire da Policastro, diciamo, è spesso quella cosa che logora il far bene degli altri, ecco. E lei non crede che dovremmo essere tutti concordi quando si fa del bene al proprio paese? Ma è la cosa più importante e necessaria. Io ritengo che questo paese abbia sopportato a lungo una conflittualità politica che si è riflessa sullo sviluppo del paese. Io ricordo a me stesso che quando ero assessore provinciale di Catanzaro, quando feci redigere il progetto di allargamento della curva di Bellavista, dove non potevano transitare i pullman e anche gli autotreni, addirittura l'ingegnere Pilotti, attualmente ingegnere capo della struttura tecnica della provincia di Catanzaro, quindi persona vivente, è stato convocato per ben tre volte alla commissione edilizia
di Petilia Policastro per lasciare la concessione di Venezia. Cioè, voglio dire, per gelosie politiche si voleva impedire la realizzazione di un'opera pubblica. E allora ritengo che qua ci vuole veramente l'inversione di rotta, al di là dei conflitti politici, della divergenza di opinione, c'è un confronto democratico, ma alla base ci deve essere l'anima popolare, l'anima umana, il senso dell'altruismo, del bene comune che deve trionfare sulla divisione politica. Solo così appetito, ognuno dando il proprio contributo, da qualsiasi angolo si trovi, il paese si potrà risollevare. Bene, grazie avvocato. Grazie a voi.